Sono meglio i pagamenti in contanti o i pagamenti in moneta elettronica? Sotto quale cifra un commerciante può sentirsi libero legittimamente di non accettare i pagamenti con carte di credito, carte di debito, bancomat? E soprattutto, quanto incidono realmente le commissioni sulle transazioni che effettuiamo? Tutte domande a cui risponderemo fra pochissimo, subito dopo la sigla. Da quando si è insediato il governo di Giorgia Meloni, il tema più scottante, ricorrente nel dibattito quotidiano politico, non soltanto italiano, è il denaro. Prima la proposta di innalzare la soglia del contante a 5.000 euro, poi quella di consentire ai commercianti di non accettare pagamenti con carte di credito, carte di debito, insomma pagamenti elettronici in generale, al di sotto dei 60 euro di importo. Una decisione che peraltro è stata fortemente avversata dall'Unione Europea e dalla Banca d'Italia e che la stessa Premier in qualche modo ha ridimensionato recentemente in alcune sue dichiarazioni. E sullo sfondo ci sono, come sempre, i soliti convitati di pietra dell'economia italiana, ovvero l'evasione fiscale e le commissioni bancarie, appunto, sulle operazioni in moneta elettronica. Commissioni che, stando alle lamentele dei commercianti, rischiano di dissanguarli come dei novelli Dracula. Ma è davvero così? Ai commercianti conviene davvero accettare preferibilmente contante rispetto a carte di debito, carte di credito e bancomat? Cerchiamo di scoprirlo partendo dalla strumentazione fondamentale per questo tipo di pagamenti elettronici, ovvero i POS. In Italia i principali protagonisti di questo settore sono banche Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Sella e o gruppi come Nexo e SumUp. E ciascuno di essi offre una serie di soluzioni che si adattano abbastanza alle esigenze del loro cliente. Comunque in linea di massima questi dispositivi possono essere acquistati a partire da circa 30 euro a fronte di commissioni sulle operazioni un filo più alte, oppure possono venire affittate nel caso in cui il flusso di cassa lo consenta, è un'opzione decisamente preferibile, con importi molto variabili. Si va dai 2,90€ al mese richiesti da Unicredit ai 14,90€ di Nexi, cui si devono aggiungere 79€ di installazione. Un po' in mezzo si pone il POS offerto da Intesa San Paolo, che ha un canone mensile di 8€, che però è azzerato per un anno in caso di POS mobile o virtuale. Una volta installato il dispositivo arriviamo quindi a parlare delle famigerate commissioni, che secondo il portale SOS Tariffe nel settembre scorso si aggiravano fra l'1,4 e l'1,7% di media, ovvero mediamente un punto percentuale al di sotto rispetto a quelle del quinquennio precedente. Comunque guardando i singoli fornitori del servizio si può constatare come ciascuno di essi abbia delle promozioni che sostanzialmente azzerano questi costi per le transazioni di basso importo, quelle fino a 10-15 euro, che sono anche la stragrande maggioranza di quelle effettuate dagli italiani quotidianamente. Ma anche al di sopra di queste cifre le commissioni richieste non toccano particolari picchi, si va dallo 0,90 richiesto da Unicredit a San Paolo che parte da un minimo di 0,55 e arriva a poco al di sopra dell'1%, a Nexi che va dallo 0,49 al 2,49% per i circuiti Mastercard e Visa, che sono i due circuiti di carte di credito e di debito più utilizzati in Italia e nel mondo. In sostanza, se guardiamo una transazione da circa 60 euro, fatidica soglia indicata dal governo come quella al di sotto della quale si possono non accettare le carte, il commerciante si troverebbe a pagare una commissione media di circa 90 centesimi, ovvero un po' meno di un caffè. C'è poi il felice caso di Satispay, una startup tutta italiana di cui ti ho parlato spesso qui sul canale, ti lascio anzi i video se vuoi approfondire il ragionamento qui sopra e qui sotto nella descrizione del video, così potrai imparare a conoscere meglio Satispay, che è un caso a sé stante appunto perché non richiede assolutamente il POS, perché la transazione avviene tutta in modalità elettronica senza un dispositivo presente fisicamente nel negozio, e che ha le commissioni totalmente azzerate, non come promozione ma per sempre, per le transazioni al di sotto di 10 euro. Comunque anche per quelle al di sopra dei 10 euro la commissione è veramente bassissima, cioè una commissione fissa di 20 centesimi, senza parlare poi dei tanti vantaggi anche per chi utilizza Satispay, quindi per il normale utente. Te ne ho parlato qui sul canale, come ti dicevo prima, nei video che puoi trovare qui in alto e qui sotto nella descrizione, quindi valli a vedere se vuoi approfondire.
Interrompo un attimo il ragionamento che stavo facendo perché ti volevo parlare, come ti avevo preannunciato in un video che ho postato pochi giorni fa, che comunque se non hai visto ti lascio qui sopra e qui sotto in descrizione, di un giveaway natalizio che voglio realizzare per aver raggiunto e superato i 1000 follower. Allora, semplicemente, in un video che pubblicherò intorno al 22-23 dicembre, te lo anticipo, ma segui il canale naturalmente per scoprire il momento in cui verrà pubblicato, inserirò spezzettato un codice sconto Amazon. Spezzettato è un po' nascosto in alcuni punti del video. Il più veloce di voi che lo rimetterà insieme potrà ottenere appunto questo buono Amazon totalmente gratis. È un mio omaggio per ringraziarvi dell'attenzione che dedicate a questo canale. Siete più di 1000 e state crescendo esponenzialmente giorno per giorno. Però, per essere certo di premiare una persona che segue questo canale almeno da qualche giorno, che non sia arrivato proprio all'impronta per prendersi il regalo e scapparsene, ho introdotto una piccola regoletta, ovvero quando la persona che avrà individuato per primo il codice sconto che inserirò nel video me lo comunicherà tramite le modalità che indicherò prossimamente, dovrà inviarmi anche un'attestazione di iscrizione al canale da almeno qualche giorno. Semplicemente si tratterà di effettuare uno screenshot antecedente al 20 dicembre, che è la data limite che ho indicato per questo giveaway, in cui si veda la pagina del mio canale con l'icona dell'iscrizione attiva e vi siano indicate ora e giorno. Potete farlo dallo smartphone, quindi si vedrà l'ora e il giorno indicato sulla barra dello smartphone, piuttosto che dal PC con l'iconcina delle notifiche in basso a destra. Insomma, fatelo un po' come volete, l'essenziale è che mi inviate insieme al codice sconto che avete rilevato anche lo screenshot attestante l'iscrizione al canale. A quel punto, ottenuti questi due elementi, comunicherò l'ultima cifra del codice sconto che permetterà appunto al fortunato o fortunata di portarsi a casa il buono. Chiaramente, nel caso di dubbi, perplessità o qualcosa non ti fosse chiaro, scrivimelo qui sotto nei commenti, cercherò di chiarirti il dubbio. Detto questo, torniamo al video. Ok, quindi abbiamo appurato che sostanzialmente le carte di credito, di debito, bancomat o le modalità di pagamento come Satispay sono interessanti, convenienti anche per il commerciante. Però se io sono un commerciante duro e puro che vuole comunque il denaro contante, ne traggo davvero un vantaggio dall'utilizzare preferibilmente il contante rispetto all'accettare pagamenti con carte elettroniche? In realtà no. Perché il detenere molto denaro contante richiede di adottare una serie di accorgimenti ed esporsi ad alcuni rischi che è assolutamente doveroso tenere in conto quando si fa questa scelta. Mi riferisco ad esempio al dover tener conto della rendicontazione di cassa, che porta via naturalmente del tempo per venire fatta, al costo del trasporto, del denaro, delle assicurazioni che i commercianti sono tenuti a sottoscrivere per tutelarsi dal rischio di eventuali rapine, che è un argomento su cui torneremo fra pochissimo, del rischio di errore umano sui resti e del rischio, come dicevo poco fa, di venire rapinati. Perché è abbastanza logico pensare, come sosteneva l'altro giorno un esperto del settore economico, che se i piccoli commercianti tornassero a detenere grandi quantità di denaro in cassa, per i malintenzionati sarebbe decisamente più conveniente puntare verso di loro, quindi andare a fare delle rapine in tabaccheria piuttosto che in un'edicola, rispetto che andarle a fare in una banca, in un supermercato, in una farmacia, in un altro, comunque in un'altra realtà commerciale più controllata, dove gli accorgimenti contro questo tipo di reati sono più elevati. Colpire un piccolo commerciante, un tabaccaio, garantirebbe al malintenzionato una buona sicurezza di riuscita del colpo senza venire individuato. Bene, per questo video è davvero tutto. Io spero di averti chiarito un po' le idee sul discorso contante versus carte elettroniche, però vorrei sapere anche cosa ne pensi tu. Tu preferisci utilizzare il contante per i tuoi pagamenti? Sei una delle tante persone che preferisce i pagamenti in formato elettronico? Utilizzi Satispay e se non lo fai ancora, ti può interessare? Conoscevi questa importante realtà tutta italiana, perché nasce qui in Italia Satispay? Fammelo sapere lasciando un commento qui sotto, ne parlerò volentieri con te. Naturalmente ti invito anche ad iscriverti a questo canale attivando la campanellina delle notifiche per sapere sempre in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video, dare un like a questo video nel caso ti sia piaciuto e naturalmente condividerlo con tutti i tuoi amici per far sapere anche a loro queste nozioni che ritengo piuttosto importanti ed interessanti per sapere scegliere se optare per pagamenti
col contante o con delle carte elettroniche.